Mister Tedino, nelle difficoltà, una bella notizia, bentornato al campo, bentornato in panchina domani. Domani Ternana Pordenone, che dire? Intanto grazie, però avrei barattato ancora una settimana di influenza e di bronchite per far punti, perché secondo me il vero segreto di una squadra vincente, comunque di mentalità, è quella di sopperire delle mancanze sia in campo che fuori. E la squadra secondo me si è disimpegnata molto bene a Vicenza, faccio i complimenti anche allo staff che ha lavorato veramente molto bene e su quale non avevo nessun dubbio, anche la squadra è stata molto positiva. Abbiamo pagato caro l'inizio di gara, la squadra ha reagito molto bene, è rimasta in partita, è questo che dobbiamo fare, rimanere in partita, cercare di offendere prima noi, di avere la possibilità di far gol e di concretizzare magari quella mole di lavoro che abbiamo fatto nel secondo tempo che non ha dato dei risultati previsti. A Vicenza poteva esserci una svolta, che la situazione è sempre più complicata, ma che messaggio dai alla squadra? O hai dato? Quello che quando ho dato dall'inizio, cioè io ogni partita voglio vincerla, cercare di vincere le partite, ci sono degli avversari sicuramente molto più forti della prima fascia, su quali fanno corsa a sé, però su altre squadre dobbiamo cercare di fare punti. I punti in palio sono tantissimi ancora, e la quota play-out si è sicuramente abbassata, quindi dobbiamo essere bravi, capaci, soprattutto determinati a fare di necessità virtù, e cercare ogni partita di ricavare il massimo in termini sia di prestazione e soprattutto di punti. Di fronte, che Ternana ti aspetti? Un grande attacco, qualche assenza importante? Ma la Ternana è una squadra che ha solidità, una squadra che ha un'identità ben precisa, visto che viene da una continuità di rendimento, di risultati. Dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di fare la partita, e portandomi in un piano di buon ritmo e di buone giocate dal punto di vista singolo.